Comunque la voglia di volare, care papere, che ho oggi, beh, assurda, guardate proprio che vista Brookhaven. Oggi siamo su Brooks per andare a chillare un po'. Volevo vedere che cosa fanno le persone. Se vedete gli ultimi video sempre con la stessa felpa, non è perché non mi lavo, ma perché sto registrando un sacco di video, perché devo andare a Roma. Quindi no, state tranquilli, mi lavo semplicemente, raga, sto registrando tipo 7-8 video tutti di fila, perché ho veramente un sacco di roba da fare. Comunque, atterriamo, saliamo in macchina e andiamo al centro della mappa di Brookhaven. Ma chi è sto tizio? Via, 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 non voglio nessuno io. Non voglio nessuno. Vediamo cosa fanno le persone su Brooks. Oggi vediamo un pochettino come se la passano, che cosa fanno. Vi ricordo il Games Week, non ve lo dimenticate che è veramente veramente super importante. Oh mio Dio, ho distrutto tutto. Salve, mamma, che casino, non riesco a guidare. Vediamo un attimo un po' chi c'è che rompe le scatole o che fa casino. Vediamo, qua c'è un tizio che ha tipo delle particelle di soldi che gli escono dalla faccia. Vabbè, lasciamo stare. E ci sta, raga. Sembra abbastanza tranquilla la situazione. O cambio server dopo, oppure non lo so, raga, perché è parecchio tranquilla. Ciao, come non detto. Ciao, come va? Vediamo un attimino che cosa dice. Vediamo che cosa ci risponde. Chi è sto tizio? Ma poi c'è tipo un avatar super basic. Non è brutto, solo che è veramente molto basic. Cioè, è un po' un NPC. Molto bene, grazie. E tu? Ma sì, dai, tutto bene, tutto bene. Cosa vuole? Per capire un attimo. Ti stavo osservando quando sei arrivato con la macchina. Volevo farci un giro. Ah, è possibile? Ma sì, dai, facciamogli fare un giro in macchina, raga. Aspetta che sale. Aspettiamo che sale. Boh, facciamogli fare un giro in macchina, raga. Mettiamoci di qua e adesso aumentiamo la velocità, eh. Grazie, ma nessun problema, caro. Guarda, è un giro in macchina, cioè non c'è nulla di strano. Va bene così, va bene così. Aspetta un attimo, adesso metto la velocità a 200, raga. Guardate, 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 guardate. Perfetto, andiamo, andiamo. Guardate che saltone della Madonna. Verso l'infinito e oltre, signore e signori. Fast and Furious cosa? Lui dice wow, tipo super stupito. Bello, sono contento, dai, raga. Sembra che abbiamo beccato una persona normale. Sì, ma che razza di interazione è questa? Cioè, per iniziare una conversazione, a prescindere. Guarda quanto stiamo andando veloce. Boia, oddio, forse un po' troppo veloce. Ho ucciso. È morto. Sei fortissimo, ma insomma, se è convinto lui, va bene, lo apprezziamo. Lo apprezziamo. Ho appena tipo distrutto tutto facendo un incidente super mortale. Ma va bene, facciamo finta di niente, raga. Facciamo finta di nulla. Oddio, sono passato sotto i pannelli solari. Vabbè, raga, facciamolo andare un altro po' e poi fermiamoci al centro. Anche perché vorrei capire. Sta scrivendo tutto censurato. Il tizio probabilmente sta dicendo un sacco di parolacce perché è quasi morto con me in macchina. Però vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo stare. Ok, facciamogli fare, boh, il giro di qua. E torniamo al centro. Magari non distruggere i palazzi, però sei forte. Ah, ok, no, effettivamente c'ha ragione. L'ho presa un po' sul personale, però non posso dargli torto, cioè, cosa posso dirgli? Effettivamente è quello che ho fatto, quindi va bene così. Torniamo al centro, raga, torniamo al centro e mettiamoci qui, ok? A posto. Direi che è stata un'esperienza mozzafiato. A posto. Ti sei divertito? Prossima volta che chiedo una cosa del genere a qualcuno prenderò un sacchetto in caso io debba vomitare, ma sì, mi sono divertito, vabbè, ci sta. È giusto così, aspetta un attimo che gli rispondo ridendo. Vabbè, dai, simpatico il ragazzo, simpatico. Quanti anni hai per sapere, quindi siamo con le domande un po' su 19, diciamogli la verità. Tu? Ma chi è sta tizia? Chi è questo che si è seduto sulla mia macchina? Che panchina la mia macchina? Che c'è scritto? Sedetevi qui! Ah, già le odio le persone che siedono nelle macchine degli altri nella vita reale. Figurati su Brooke Kevin. Dato che la macchina è proprio mia. Io ne ho 20, grande di un anno. Ok, a parte che non sa scrivere il bro, ma va bene, lasciamo stare. Ok. A proposito, scusa la mia ignoranza, non te l'ho chiesto. Vabbè, come ti chiami? Ange. Aspetta un attimo. Che sarebbe Angelo. Ok. Raga, ma perché stiamo facendo questa conoscenza tipo super particolare? Cioè, vorrei capire. Io non so quanto voglio spingermi oltre in questa conversazione. Mamma mia, ti uccido. Uccido in game, ovviamente, su Brookhaven. Lui scrive tutto censurato. Un messaggio pieno di hashtag e di graffette. Bellissimo! Bellissimo. Comunque, sempre le persone su Roblox che non sanno parlare. Bel nome, io Giorgio. Giorgio. Ok, Giorgio. Piacere. Ora vado. Ragazzi, credo che devo troncare questa conversazione. No, aspetta. Oddio. Oddio. Per favore. Che c'è? Che c'è? Cioè, voglio capire, ragazzi, un attimo dove vuole andare a parare sto tizio, eh? Oddio, che vuole? So che sembrerò scortese, ma ti volevo conoscere un po' di più. Sembri interessante come persona. Andiamo a mangiare qualcosa insieme. Ma non mi conosci?
Hai visto il mio avatar di Roblox che guida una macchina? Non mi conosci, non sai chi sono. Non credo di volere TP su Roblox. E poi, aspetta un attimo, e poi non mi conosci. Hai solo visto il mio avatar che guida una macchina. Haha. Almeno sembriamo pure tranquilli. Ma raga, ha scritto un mega messaggio super iper mega censurato. O mi sta riempiendo tipo di parole, o non lo so. Per favore, chiedo solo una possibilità. Poi hai le tue ragioni per andartene. Allora, lui dice di avere 20 anni. Quindi non è colpa mia. Qualunque cosa succeda non è colpa mia. Numero uno. Numero due. Non è una cosa vera. Lo faccio per il content, per vedere dove si spinge questo tizio. Chiaro? Abbiamo tolto tutti i dubbi? Perfetto. Tolti? Ok, chiedo per favore, ragazzi, commentate questo video con Ange A il tipo su Roblox. Fai Ange il tipo su. No, anzi, commentate questo video con hashtag TP. Punto. Commentate questo video con hashtag TP. Vi metto il cuore a tutti quelli che lo fate. E va bene, ma solo una possibilità. Vediamo cosa dice lui. L'ho appena fatto contento in tutto ciò, quindi fa molto ridere. Grazie, sei molto gentile. Dove vuoi andare? Aspetta un attimo, eh. Ma dobbiamo avere un appuntamento serio? Cioè, andiamo a cena. Oddio mio, che cringe, raga. Ok. Vabbè, entra in macchina. Vediamo che dove dobbiamo andare. Cerchiamo di capire, raga. Il punto è che andare lì al ristorante di Brookhaven mi sembra veramente troppo mainstream. Quindi vorrei andare tipo in un altro posto. Magari qui. Magari qui. Dove c'è la stazione, la cosa, la TV station. Però c'è anche del cibo. Perché vorrei essere un minimo originale, capito? Cioè, guarda qua, che meraviglia. Toh. Raga, mi sono messo qui. Voglio vedere se lui si siede. L'ho portato qua a mangiare la pizza, a mangiare la Mos pizza. Prendi quello che vuoi, poi pagherò io. Oh, che galantuomo. Vabbè, grazie, grazie. Ho preso la pizza. Ma lui non mangia? Ma tu non mangi? No, ragazzi, mi sto cringiando un sacco, ve lo giuro. Infatti credo che a breve quitterò questa cosa perché non vorrei proprio. Vabbè, lasciamo stare. Comunque la mia pizza l'ho finita. Oddio, mi è rimasto il braccio messo in una posizione orribile, ragazzi. Non è colpa mia, ma è Roblox che si bugga. Ok, vediamo un attimo come va avanti questa conversazione. Per ora sono a posto, basta che mangi tu. Oh mio Dio, cos'è questo diabete che mi sta salendo? Ok. Allora, scriviamo un attimo. Ok, grazie. Cosa vuoi fare dopo cena? Vediamo un attimino che intenzioni ha. Perché se questo qua è tipo una persona losca che fa robe strane su Brookhaven, io quitto instant e basta, non esiste che queste robe. Non esiste che faccio queste robe nel mio canale, io, sappiatelo. Grazie, ma no. Potremmo andare al mare, ma di notte? Ok, assecondiamolo, assecondiamolo. Vediamo che cosa fa. Diciamogli ok, facciamo che va bene. Vorrei capire, va bene, ok? Facciamo così. Vediamo fino a quanto si spinge avanti. Io, ragazzi, se la situazione degenera, ve l'ho detto. Quitto. Cosa fai nella vita? Faccio i video per lavoro. Video, sì, sul sito rosso, perché non posso chiamarlo YouTube su Roblox, perché sennò mi censurano il messaggio. Ah, non lo sapevo, bello. E come te la cavi? Direi bene. Ho 120. 20.000 iscritti. Aspetta, scritto 20.000 iscritti. Me l'ha censurato. Vabbè, lasciamo stare. Bene, lasciamo bene. Vediamo. Tu invece cosa fai nella vita? Vediamo un attimino che cosa fa lui. Come ti chiami? Magari potete dare un'occhiata. Oddio, spero ignori la domanda e si soffermi subito sulla mia. Non voglio dargli il nome del mio canale, raga, perché sennò poi questo qua mi contatta IRL, probabilmente. Eviterei. Uccido. Ma che cazzo. Scherzo, mio Dio, che infarto. No, ragazzi, volete che questo è un altro pazzo come quello di come later? No, 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 lasciamo stare. Meno male, lol. Quindi che cosa fa? Io nulla, ho finito gli studi. Ho capito. Aspetta un attimo, se vuoi. Aspetta un attimo, poi possiamo andare. A posto, almeno raga ci muoviamo un attimo perché mi sto parecchio annoiando qui, sinceramente. Andiamo, dice lui, a posto, andiamo. Ok, quindi al mare. Va bene raga, diamogli retta, aspetta un attimo. Andiamo al mare, va bene, facciamo che andiamo al mare. Oddio, ho beccato qualcosa lì. Quindi ok, andiamo al mare e mettiamoci qui e mettiamoci qua. Parcheggiamo e boh, siamo tranquilli. Chi ci deve rompere le scatole? Chiaramente nessuno. Ok ragazzi, siamo arrivati. E dove ci appostiamo? Ci appostiamo lì? Ok, andiamo. Ok ragazzi, dovrei penso addobbare un minimo la zona. Mettiamo, vabbè, due tende diverse perché
direi che è il minimo, ok? Poi mettiamo magari un ecco, mettiamo questo magari per il fuoco, ecco, forse non troppo vicino alle tende perché sennò pigliano a fuoco, ok? Magari ecco qua già ci starebbe. E se no aspetta, no, scherzavo, le lanterne mettiamo le lanterne, ok? E mettiamo al centro, aspetta un attimo. Qui sta mettendo tipo le sdraio. Cos'è una sdraio questa? Ah sì, ok. Mi mette le sdraio, io invece metto le sedie. No, guarda, faccio così, perfetto. Cioè, metto qua, ok. E metto l'altra. No, oddio, non così, però orribile, raga. Ecco, magari così, perfetto. Perfetto. Ah no, è un tavolo, lo sto usando come tavolo. Va bene. Vabbè, io direi che siamo abbastanza ben appostati. Cosa ne dite voi? Cioè, secondo me ci sta. Ma non c'è tipo il telo mare, quello lì, per metterlo per terra? Perché io lo volevo, cavolo. No, mi sa che non c'è. Vabbè, lasciamo stare. Ce lo faremo andare bene così, raga. Ecco fatto. Carino, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Si sa che sono d'accordo. Tutto ciò mentre c'è l'alba su Brookhaven. Cioè, sembra fatto apposta. Il punto è che lì non sembra nemmeno un tipo troppo losco, capito? Però, boh, raga, cioè, non sono il tipo, capito, di fidanzarmi con una persona su Brookhaven. Infatti, non credo che accetterò. Cioè, non è proprio la roba che mi interessa avere di più, diciamo, nella mia vita. Sto bene così. Preferisco le relazioni girly, diciamo. Sì, abbiamo fatto bel lavoro. Cos'è che ha detto lui? Andrò a fare un bagno. Mi vado a fare un bagno. E sei andato lì in acqua? Ma che cavolo? Ma, vieni. Ha scritto in chat. Finirà male, raga, eh. Finirà veramente malaccio. Raga, non lo so. Ho paurissima che finirà veramente male. Oddio, ma che fa il tizio? Dove è andato? Oh mio Dio, che paura. Quando mettono ste emoticon mi fanno una paura assurda che non hai idea. Bella l'acqua, vero? Ma sì. Ma sì, dai. No, lo posso sapere. È una texture. Vabbè, lasciamo. È bella, bellissima quest'acqua. Lasciamo stare. Facciamo così. Facciamo così. Anche se comunque si sta avvicinando un po' troppo il tizio. Io prendo le distanze, come direbbe il mio cugino. Come direbbe anche Super Mario 2005, prendo le distanze. Comunque, sta andando veramente al nostro appuntamento. Che dici? Ma perché ti devi avvicinare? Ma sì, ma perché si deve avvicinare? No, non ti devi avvicinare. Fermo. Mantengo, aspetta un attimo, le distanze. Perché ti allontani? Ti faccio paura. Ma che cos'è sta cosa? Non è. Ragazzi, sono intento a quittare. Ci stiamo. No, 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 non è vero. Non è vero. Sei troppo vicino, punto. E niente, continua ad avvicinarsi. E continua ad avvicinarsi. Oh mio Dio! A casa saremo più vicini. Vabbè, ok, ho capito. E ciao, Giorgio. Come si chiama? Giorgio, ciao, ci vediamo, eh. È stato bello, è stato divertente, tutto quello che vuoi. Ma non esiste, col cavolo. Col cavolo, col cavolo. Via, via, via. Ti pare? Ma ti pare? Uno, per chi mi hai preso. Due, no. Semplicemente no. Hai sbagliato proprio tutto a prescindere. Non faccio sta roba su Roblox. Andatevene da altri youtuber se vi volete guardare le cose sporche. Io non ne faccio, raga. Non voglio fare sta roba. Basta. Via. Mi nascondo. Mi metto qua in mezzo. Torno nella foresta. A posto. Bellissimo. Parcheggio perfetto. Ragazzi, al prossimo video.